Ciao Sandro, benvenuto. Ciao Stefano, piacere di essere con te. Piacere mio, lo sai. Bene, allora, intanto vi presento Sandro Formica, per chi non lo conoscesse. Sandro Formica, noi ci siamo conosciuti nel 2018, appunto perché io ho frequentato uno dei suoi primi corsi sulla scienza del sé in Italia, anzi è l'unico corso sulla scienza del sé in Italia, e grazie a questo corso, grazie ai contenuti che ho trovato molto interessanti e soprattutto al supporto di Sandro, ho avuto la possibilità di diventare formatore in scienza del sé. Quindi Sandro, è italiano, ma vive in America e oggi fai un po' di spostamenti, diciamo, tra l'America e l'Italia. Ma soprattutto è un professore alla Miami, alla Florida International University, e lì appunto tiene il master di in Self Science, più un master, un corso sul Chief Happiness Officer, insieme alla World Happiness Summit. Giusto? Sandro, stai mettendo Perfetto. un po' alla prova il mio inglese, che insomma è in... Però mi fermo qui e lascio andare avanti te. Comunque, ecco, siamo comunque in compagnia di Sandro, con cui vogliamo aprire anche questa settimana, questi giorni che precedono la Giornata Internazionale della Felicità, dove c'è un evento importante a livello internazionale, che è appunto il World Happiness Summit, e Sandro avrà il piacere di aprirlo, di appunto aprire questo grande evento, e anche qui in Italia abbiamo il Forum della Felicità, ha aggiunto la seconda edizione, quindi anche per noi è una giornata importante. Sandro, ancora benvenuto, grazie di essere qui con noi. E, ecco, se completi la tua presentazione, perché non vorrei aver fatto io qualche gaffe, dimenticato qualche cosa. No, grazie Stefano, va benissimo. Che altro dire? Sto mettendo qualche energia in più in Italia perché vedo che l'Italia comunque sta rispondendo bene, nel senso che c'è questo interesse a cambiare. Magari non c'è una direzione chiara, ma c'è un interesse, una volontà a cambiare e ad esplorare delle opzioni diverse. Ti posso dire, ti faccio l'esempio delle università che si stanno aprendo a queste attività. Io, a parte il mio percorso in Bocconi da professore visitante, che ormai è attivo dal 2002 e quindi festeggerò i 20 anni quest'anno. Ma in realtà ci sono altre università, l'Università di Palermo che ha questo corso universitario proprio in organizzazioni positive, quindi l'integrazione della felicità e il benessere in azienda, che è un corso internazionale in inglese. Tu considera che ho il 2/3 degli studenti sono stranieri, molti vengono dall'Europa, dall'Europa, perdonami, dall'Asia e anche da luoghi come l'Iran e molti degli Stan, dai Kazakistan, eccetera. E devo dirti che sta prendendo molto. Non solo, si è aggiunta all'Università di Foggia con un corso meraviglioso che si chiama Uploading Career Skills di 12 crediti, quindi è un corso piuttosto pesante, importante. Proprio per gli studenti che stanno finendo il loro percorso di laurea magistrale, quindi master di primo livello, ai quali viene appunto insegnata la scienza del sé, oltre 50 ore di insegnamento. Non ultima, anzi ultima in questo momento, è la Sapienza, l'Università La Sapienza, con la quale sta iniziando un rapporto. Ecco, questo già semplicemente per dirti anche già le università che qualche anno fa non erano particolarmente interessate né all'argomento dell'autoconsapevolezza e della gestione del sé, della self-leadership, né tantomeno della felicità, che invece stanno aprendo moltissimo. Quindi sono molto orgoglioso del mio paese. Bene, bene. Sì, mi ricordo che
le prime volte ci incontrammo, appunto, avevi raccontato qualche aneddoto sull'università, no? Perché insomma, quando parliamo di felicità non è così semplice, e soprattutto perché la maggior parte delle persone, ma anch'io fino a un po' di anni fa, collegavo la felicità a quella che poteva essere il piacere, comunque l'allegria, il divertimento, o comunque la contentezza, la gioia che noi possiamo avere in un determinato momento. Quando poi invece andiamo a sviluppare in quelle che sono tutte le sue sfumature, le sue abilità, appunto, ecco che possiamo comprendere molto di più su questo tema che sta, come dicevi tu, sta iniziando a interessare non solo più l'individuo, la collettività, le aziende, ma anche il mondo accademico in Italia, perché prima, cioè, all'estero mi sembra che questo sia arrivato un po' prima. Sì, è arrivato, ma non ti credere, non tanto prima, indubbiamente con i corsi di Harvard e Yale diversi anni dopo, devo dire che ha iniziato a incuriosire almeno le persone. Poi la cosa interessante è che quando parlo delle tre componenti della felicità che riporta tra l'altro il padre della psicologia positiva, che saremo fortunatissimi ad avere al World Happiness Summit la prossima settimana, probabilmente una delle sue ultime uscite, ci sarà non solo lui ma anche sua moglie, che sta portando la felicità attraverso le foto e le immagini. Ci sono questi tre elementi. Noi sappiamo bene che un elemento di questi tre, che è elemento emotivo, è chiaro che la felicità è gioia, è lo star bene emotivamente, però degli altri due elementi ci dimentichiamo spesso, che sono: uno, l'impegno a portare avanti una progettualità nostra di felicità, e quindi quello è importante, ma l'altro è il significato, cioè il significato che diamo all'azione che svolgiamo, al momento che viviamo, che poi porta alla felicità. E secondo me ci perdiamo molto, perdiamo gli ultimi due elementi che sono fondamentali, cioè l'impegno a portare avanti una progettualità che è tra l'altro nel preambolo della Costituzione americana, quindi il perseguire la felicità, cioè i tre elementi importanti della Costituzione americana è la vita, life, liberty, quindi la libertà, and the pursuit of happiness, quindi il perseguire la felicità, e quindi l'impegno a farlo, ma poi anche il significato che diamo alla cosa, perché io potrei essere felice iniziando, che ne so, a bere del vino continuamente, però che significato gli dai alla fine? Sì, mi posso anche impegnare a farlo, ma in realtà poi è una felicità piuttosto. E quindi ecco che hai iniziato a parlare di questo evento che avevo anche accennato all'inizio, del World Happiness Summit, proprio perché in questo evento che ormai va avanti da anni, si tratta il tema sotto più aspetti, più punti, e ci sono anche delle aziende italiane, appunto, che hanno iniziato a guardare a questo evento, a questo incontro in cui, come dicevi tu anche quest'anno, che c'è Martin Seligman, quindi il padre della psicologia positiva e della scienza della felicità, quindi qui ci ha portato oggi ad avere questi più conoscenze a livello accademico, anche scientifico. Chiaramente, quando fu il presidente dell'Associazione dei Psicologi Americani, inserì questo concetto che mi sembra fondamentale, anzi mi stupisco che sia arrivato così dopo tanto tempo rispetto alla psicologia, perché la psicologia come disciplina è un qualcosa che mira a, che è dedicato a coloro che hanno delle patologie, ma se io voglio utilizzare la psicologia per stare meglio e non ho una patologia particolare, perché non posso farlo? E quindi è stato questo fondamentalmente quello che ha spinto Martin Seligman a creare questo nuovo ramo, se vogliamo, della psicologia, che sta diventando particolarmente importante.
importante che la psicologia positiva. E, beh, guarda, questo evento che veramente consiglio a tutti di vivere almeno una volta nella vita è bello per questa ragione, perché unisce la scienza all'esperienza. Perché spesso abbiamo o quegli eventi dove magari si fanno tutta una serie di pratiche o di attività che però non sono necessariamente radicate nella scienza, oppure hai quegli eventi scientifici che sono pesantissimi, che sono solo per gli scienziati e non sono veramente piacevoli da vivere. Invece qui c'è questa integrazione che non è semplice, è abbastanza difficile ottenere, e quindi c'è questa ricchezza basata proprio dalla solidità, sulla solidità della scienza, e nello stesso tempo poi c'è l'esperienza, le attività che ti coinvolgono molto. Si inizia la mattina prestissimo con delle attività fuori all'aperto, giustamente essendo Miami è già caldo, e continuano per tutto il giorno. E poi la cosa bella è che si incontrano dei personaggi come Mo Godat, l'ex Chief Business Officer di Google X, che tra l'altro ha scritto anche dei bestseller riguardanti la felicità. Poi Tal Ben-Shahar, che è appunto il professore che ha lanciato il primo corso di felicità ad Harvard, e tanti altri soggetti. Quindi è veramente una bellissima occasione per stare insieme. E quest'anno più che mai, visto che purtroppo è saltato per 2 anni per ovvie ragioni, c'è questo desiderio di ritrovarci, di abbracciarci, di riunirci sotto questo magnifico ombrello della felicità, che tra l'altro chiaramente è particolarmente sotto scrutinio in questo periodo, perché non abbiamo finito con il Covid e poi abbiamo iniziato quest'altra esperienza di guerra in Europa. Quindi la domanda che mi si fa costantemente è: ma pensi che sia appropriato o opportuno? Assolutamente sì, parlare di felicità quando sono tutti felici non mi sembra una cosa, ma è normale, che è proprio questa nostra volontà di dire: rompiamo un pochino gli schemi e soprattutto stacchiamoci un attimo dalla televisione o dalle notizie negative, e se vogliamo portare del cambiamento dobbiamo riuscire a vedere questo futuro che vorremmo, perché altrimenti rimaniamo ancorati a un presente che non è dei migliori. Sì, sono d'accordo con te su questo, che ce n'è assolutamente bisogno. Scusa. Ce n'è assolutamente bisogno, proprio perché queste guerre ci sono state e ci saranno. Ci deve essere qualcuno che porti un filo di speranza a chi chi continuamente è impegnato o coinvolto in situazioni che, diciamo, noi non siamo abituati a vivere, no? Anzi, noi che siamo più fortunati dobbiamo cercare, secondo me questo è anche l'impegno, forse l'impegno anche che mi sono preso io, ma anche tu ti prendi e ti sei preso, di trasferire questa conoscenza, di trasferire queste abilità, o comunque queste esperienze che abbiamo vissuto nella nostra vita e che continuiamo a fare in questo percorso per la felicità, perché non è che l'essere felici appunto poi non ci fa vivere quelle che sono le altre emozioni, quindi anche una certa compassione affettuosa verso chi sta soffrendo, verso determinate persone, verso determinati popoli. Quindi parliamo sì di felicità, e lo facciamo con rispetto. Sì, e poi non tu hai tirato fuori un aspetto molto importante, che è il bisogno di condivisione. Ecco, noi arriviamo a un punto della vita in cui uno dei bisogni principali è proprio quello di contribuire. E quindi lo facciamo sulla base dei nostri talenti, delle nostre competenze, dei nostri valori. E chiaramente questi valori poi ci trovano uniti o allineati a diffondere un concetto
che iniziamo a capire a non prendere più sotto gamba, nel senso che okay, la felicità, quella cosa effimera che va e viene, non è che si controlla, eccetera. Invece a prenderci questo impegno noi nei nostri confronti e nei confronti del mondo di diffondere questa pratica, questa cultura esperienziale della felicità è particolarmente importante. E questa pratica, questo diffondere, tu lo fai anche nelle aziende. Quindi, oltre all'università, poi c'è tutto il mondo delle aziende che, ecco, a volte è curioso, no? Perché non è così semplice parlare di felicità in azienda. Io, ho un'attività di consulenza all'interno delle aziende, però ancora non mi sono rivolto con un servizio di questo genere, ovvero cercare di portare avanti quello che può essere magari un aspetto di benessere in azienda, anche se inizio a vedere qualche cambiamento e cerco anch'io naturalmente di seminare di portare qualche semino nei contesti in cui opero. Però ecco, tu lo fai in prima persona e ci sono delle aziende che hai visto già evolversi da questo punto di vista. E quando si parla di organizzazioni positive, lì possiamo dire che la felicità o comunque il benessere in azienda, se non vogliamo utilizzare il termine felicità, utilizzare il termine benessere, possiamo dire che è presente. Allora, in azienda è presente. Io penso. Ecco, dove si inizia a lavorare su questi temi, naturalmente. Sì, Non... e, no, e non c'è possibilità di tornare indietro ormai, anche perché questi 2 ultimi anni hanno fatto molto riflettere le persone e le organizzazioni. Quindi questa è un'opportunità impagabile. Uno, chiaramente c'è un peso, un costo da pagare, lo sappiamo benissimo che psicologicamente, il Covid e ora la guerra ci stanno veramente pesando. Questa è una riflessione che dobbiamo fare perché dobbiamo prenderci cura delle persone nelle organizzazioni. E le organizzazioni lo capiscono, non sanno come fare. Ecco, questo sì. Non sanno come fare, quindi devono in qualche modo organizzarsi per capire almeno. Il discorso è questo, Stefano, e questo l'ho trovato anche nel mondo dell'educazione e in qualunque organizzazione. È che un conto che in azienda tu insegni o aiuti o formi le persone a gestire bene una competenza, ad acquisirla, a gestirla. Un conto è che quando la competenza invece è il benessere personale. Allora lì non puoi più trasferire informazione, ma lì devi tu rappresentare quello che vuoi trasferire. E Devi questa essere è la l'esempio. Grande sfida, perché, capito, trasferire informazione è facile, non coinvolge emozioni, eccetera. È solo un trasferimento di una competenza. Ecco, il fare da esempio, essere un leader, un servant leader che comunque deve dimostrare agli altri quello che vorrebbe che gli altri fossero, è cosa. E qui ci vorranno degli anni, ci vorrà tanta pazienza per farlo. Le aziende che sono messe in discussione hanno ottenuto dei grandi risultati, in discussione nel senso che hanno avuto il coraggio di farlo e hanno avuto dei risultati. Io spesso faccio vedere diverse pubblicazioni dell'Harvard Business Review che parlano di vulnerabilità. E è una cosa affascinante perché ne parlano dal prima del 2010 fino ai giorni di d'oggi e parlano di quanto sia importante rendersi vulnerabili, praticare la vulnerabilità. E qui vedo che le persone hanno delle grandi difficoltà a mettere la vulnerabilità, 2 elementi fondamentali, il coraggio e il rischio. Perché uno si mette a nudo. Ma se voglio lavorare sulle persone, soprattutto persone che sono in modo
molti casi in sofferenza. Io non posso farlo se non prima io do l'esempio e mi metto in discussione. Perché tu vedi, Stefano, se tu metti vulnerabilità online su Google, troverai vulnerabilità, allora ci sono delle difese basse, eccetera. Cioè è presa dal punto di vista negativo. Tu vai veramente, ti esorto tutti a digitare HBR, Harvard Business Review e Vulnerability, e voi vedrete che c'è una serie di articoli che al titolo mettono vulnerabilità, ma come un punto di forza che ormai dal quale non si può prescindere se vogliamo far crescere le aziende sane. Sì, perché appunto forse qui, quando parliamo di vulnerabilità e andiamo a toccare poi quelli che possono essere dei manager, comunque dei leader, dei capi d'azienda, ecco che inizia a contrastare col fatto di essere un po' più forti, un po' più duri, meno emotivi. Ecco, andiamo poi a cozzare un po' con questa ideologia, con questi tabù che ci sono, e naturalmente ecco che la vulnerabilità vorrebbe dire ok, a questo punto rischio di farmi mettere i piedi in testa, no? Parlando proprio terra terra, questo lo vedo molto nelle persone. Ti devo dire che ecco, nella mia attività, che poi appunto è quella di consulente, tendenzialmente mi sono messo nudo di fronte agli imprenditori, e questo ha pagato molto, perché nel momento in cui 11 anni fa, quando ho cambiato attività da imprenditore, poi sono diventato professionista, mi sono seduto di fronte a un imprenditore, nel mettermi a nudo ho creato un'ottima relazione, perché poi non è solo più diventata un fornitore cliente, è diventata un imprenditore, ex imprenditore, poi è diventata, facevo un po' da coach, un po' da psicologo, no? Anche con gli imprenditori che si trovavano in situazioni in cui io mi ero trovato qualche anno prima. E questo mi ha portato a relazioni, a clienti che sono con me da anni, con cui abbiamo stretto rapporti di amicizia, e anche a fidelizzare. Quindi questo vuol dire mettersi a nudo, far vedere anche oltre la vulnerabilità, che poi naturalmente quando c'è la vulnerabilità c'è anche l'autenticità. Ecco, questo è un fattore ancora anche questo primario, che ti permette di metterti al pari con i tuoi subordinati, con i tuoi collaboratori, con dipendenti, chiamiamoli come vogliamo, ma iniziano, ecco, secondo me, non è più un metterti i piedi in testa, ma iniziano a rispettarti forse per la persona che sei, non per quello che fai. Guarda, questo è esattamente quello che volevo dire. Se tu leggi questi titoli, no, per ispirare il tuo team devi condividere più di te stesso. I leader di oggi hanno bisogno di vulnerabilità, non di spacconeria o di ego. La vulnerabilità è il tratto che definisce i grandi imprenditori. Esprimere vulnerabilità ti fa diventare più forte. Se vuoi creare una connessione vera, devi dimostrare vulnerabilità. Ma che cosa fa poi fondamentalmente? Ti crea quell'ambiente sicuro e protetto dove, quando tu dai l'esempio aprendoti, poi gli altri fanno lo stesso, e quando gli altri si aprono puoi cambiare tutto, cambi il mondo. Ma se gli altri non si aprono, siamo una maschera che parla con un'altra maschera, un muro che parla con un altro muro, come possiamo pensare di cambiare? E a questo punto, visto quelle difficoltà che abbiamo vissuto in questi 2 anni, io penso che siamo anche pronti ad essere più vulnerabili. Sì. Cioè che abbiamo anche più forza per farlo, più coraggio per farlo. Sì. Vabbè. Coraggio è un'altra parola che a me piace molto, perché per essere felici anche in questo periodo, nel periodo del Covid, in questo momento, ci va anche coraggio. Io la utilizzo molto proprio perché poi dobbiamo affrontare la realtà, no? Perché poi non è che andiamo fuori e troviamo se facciamo un sorriso a una persona, troviamo l'altra persona che ci fa un sorriso, oppure che non troviamo altre persone per forza che compiono dei gesti di gentilezza, ad esempio. Ma noi ce l'abbiamo innato, ormai l'abbiamo
talmente allenata questa competenza che per noi è normale. E per noi è normale essere felici anche quando davanti a noi comunque ci possiamo arrabbiare, naturalmente, se una persona ci taglia la strada, però capiamo che dall'altra parte c'è qualche problema legato a quella persona, quindi non ci tocca da quel punto di vista. Sì. Poi ecco, per le aziende quello che stanno capendo è che invece di intervenire sull'effetto è meglio intervenire sulla causa. E questo, quando gli mostro gli articoli, che quando i bisogni dei loro dipendenti sono soddisfatti, i KPIs dimostrano una performance superiore. Quando i valori sono allineati, il risultato si vede. Quindi c'è una chiara connessione ora, più che mai, tra gli elementi del sé, dell'essere, e quindi la gestione di quegli elementi, e i risultati e obiettivi aziendali. E questo, questa secondo me è una chiave di volta fondamentale per far comprendere alle aziende che se c'è un'intenzione di cambiare, e cambiare in maniera sostenibile, cioè a lunga durata, non un cambiamento di un mese o due mesi, perché quello lo possiamo ottenere con la forza, ma non è sostenibile. Se vogliamo invece una durata a lungo termine, dobbiamo intervenire alla radice. E questa radice... credimi, in questo periodo per esempio ho iniziato a raccogliere tutta una serie di articoli accademici sull'engagement, no? Il coinvolgimento, quanto sia forte il nesso, la relazione tra bisogni, valori, proposito, emozioni e coinvolgimento, e che tra l'altro il coinvolgimento è in relazione molto forte con quella passione chiamata armoniosa, che è quella che poi ancora di più ti rende più performante. Quindi è inutile cercare di saltare, magari ecco, di non annaffiare la pianta e di spolverare le foglie o la frutta. Dovremmo lavorare necessariamente sulle radici, sapendo che poi daranno dei frutti importanti e manterranno questa performance a lungo termine. Perché hai detto bene, hai fatto una bella metafora la tua, proprio legata all'imprenditore che ti pone la domanda e ti dice: ok, ma che cosa mi porta a me? Perché poi c'è ancora l'imprenditore che, naturalmente, sì, bisogna partire dai valori e trovare l'imprenditore che appunto sia allineato al voler portare veramente il benessere in azienda e a farlo soprattutto per dare un significato anche a quello che fa. E poi dice anche che cosa mi rende, che cosa mi porta. Però anche tu hai portato avanti degli studi e i risultati sono molti e positivi che può effettivamente ottenere un'azienda grazie al benessere dei propri collaboratori. Su questo non c'è dubbio. Io credo che l'ostacolo più grande sia proprio quello di colui che vuole portare il cambiamento, ma non vuole essere il cambiamento. È sull'essere che si gioca il tutto. E quindi vediamo, ripeto, questi due anni ci hanno scosso profondamente, per cui c'è più sensibilità all'essere, quindi allo stato dell'essere, infatti il benessere, se tu ci pensi, in inglese la felicità negli articoli accademici viene sempre riportata come subjective well-being, quindi benessere soggettivo, così la definiscono negli articoli accademici e scientifici. Quindi il punto è che quando questo essere viene preso in considerazione e c'è un impegno affinché questo essere stia bene, e poi automaticamente diventa, lo sappiamo benissimo,
c'è un'infinità di ricerca, diventa quasi un virus positivo, nel senso che riusciamo a trasmetterlo anche agli altri. Perché? Perché non dobbiamo nemmeno parlarne, perché essendolo siamo in grado di poterlo comunicare agli altri con mezzi che non sono tradizionalmente quelli che conosciamo riguardo alla comunicazione. È contagioso, diciamo che è contagioso, la felicità è contagiosa. Esatto, esatto. Sì, sì, e poi abbiamo, così come abbiamo visto, come in questi due anni abbiamo iniziato, molte persone hanno iniziato a comprendere determinati valori in cui prima magari, a cui prima magari non ci avevano fatto caso, e molte persone iniziano a scegliere l'azienda dove andare a lavorare per stare meglio, non per forza per venire pagati, per essere pagati di più. E quindi abbiamo visto l'abbandono, il licenziamento appunto di molte persone dal proprio posto di lavoro perché non si trovano bene, e abbiamo visto anche, grazie appunto a questi studi, le persone che iniziano a sentirsi più stimate, comunque che ricevono comunque merito rispetto a ciò che fanno e a ciò che sono, ecco che sono persone che rimangono in azienda, quindi questo diventa anche un altro fattore importante per l'azienda, per l'imprenditore. Sì, tu hai tirato fuori il discorso della Great Resignation, che è veramente un campanello d'allarme. Anche questo stimolerà moltissimo gli imprenditori, i manager italiani a riflettere, perché le persone non se la sentono più di accettare e di sentirsi non apprezzati al lavoro e di trovare un lavoro che non è allineato ai propri valori, e quello sta diventando un elemento fondamentale, e questo ci dà un'opportunità straordinaria per trovare questo allineamento, perché sono certo che nel momento in cui inseriremo nel contesto organizzativo dei colloqui di assunzione che sono basati sui valori, sui bisogni, sul proposito, sui talenti, la situazione andrà decisamente meglio, perché lo sappiamo, è ormai stato testato. Quindi non ci accontentiamo più di trovare il lavoro, ma invece ci interessa co-costruire un'esperienza lavorativa dove vinciamo tutti, dove siamo tutti soddisfatti. E un altro elemento fondamentale, lo abbiamo scoperto con il barometro della felicità, che quest'anno sta raggiungendo il secondo anno, ma ti parlo del 2011, in piena pandemia, quando abbiamo chiesto a un gruppo di lavoratori che rappresentano l'Italia, sia geograficamente, sia dal punto di vista del maschio, femmina, di età, di generazioni, eccetera, un campione più che rappresentativo, abbiamo scoperto fondamentalmente che quando gli abbiamo chiesto questo è un elemento che stai portando tu, i miei meriti vengono sempre riconosciuti, no? E chiaramente ci rendiamo conto, e questa è stata la variabile che per l'edizione 2021 è stata la più negativa, nel senso, lo vediamo benissimo, che i nostri meriti non vengono sempre riconosciuti, e questo dato è perfettamente in allineamento con un'altra domanda che abbiamo fatto, e abbiamo chiesto quali di queste affermazioni per te è assolutamente falsa o assolutamente vera quando si tratta del tuo lavoro. E ti dico, quella che è risultata più assolutamente falsa è stata: il mio lavoro soddisfa tutti i miei bisogni. Vedi? Quindi è chiaro che c'è un bisogno di essere apprezzati al lavoro, c'è un bisogno di essere riconosciuti al lavoro. E quando questo bisogno manca, le persone a un certo punto dicono: mi dispiace, io non posso più lavorare. Soddisfazione, chiaro. E credo che questo sia un forte campanello d'allarme per tutti. Pensa, la seconda affermazione, che è assolutamente falsa,
sempre sulla base del barometro della felicità, è il mio nel mio lavoro ho una carriera piena di significato. E ritorna all'elemento del proposito di vita, no? Il significato è il why, è il perché, cioè il significato che diamo alle cose. Io devo avere una carriera che è ricca di significato, che mi arricchisce dentro. E chiaramente qui, anche qui purtroppo siamo in una situazione di stallo. Quindi una volta che iniziamo a capire la persona, l'essere, ritorno sull'essere della persona, perché questi elementi sono elementi fondamentali dell'essere, non sono aspetti o competenze tecniche, sono degli aspetti che hanno a che fare con la persona. Quando inizieremo a capire meglio come poter aiutare le persone a trovare più significato nel lavoro e nella carriera che svolgono e a soddisfare i loro bisogni di riconoscimento, di apprezzamento, eccetera, e la situazione cambia. E ce lo auguriamo, perché le aziende forse possono diventare un laboratorio proprio di talenti e di persone che poi possono sviluppare non solo competenze, ma anche ulteriori opportunità per quello che poi sono gli altri ambiti della loro vita, no? Quindi in famiglia, a scuola, nelle amicizie, nelle comunità, questo è importante. Quindi le aziende, le organizzazioni possono essere quelle che creano quel cambiamento positivo che vogliamo. Sono decisamente un catalizzatore, è un'opportunità straordinaria che tutte le aziende hanno veramente di essere dei driver di trasformazione di una società in meglio. Quindi io non me la farei scappare questa opportunità, sinceramente. Grazie Sandro, grazie ancora, grazie a tutti e vi auguriamo una buona serata.